La partita è iniziata al primo set e per noi è iniziata alla fine del primo set, quando finalmente abbiamo capito come dovevamo battere. Noi non possiamo permetterci contro Conegliano di non essere aggressivi in servizio. Non siamo stati aggressivi e siamo stati poco lucidi sulla zona da colpire. De Gennaro ha ricevuto troppo e è troppo facile. Noi avevamo un compito da fare, cioè essere aggressivi a rischio di commettere qualche errore in più in battuta, e ogni volta che abbiamo spinto un pochino al servizio siamo riusciti a rubare qualche break, perché comunque c'è stata tanta dedizione, tanto sacrificio soprattutto sulla difesa, perché chiaramente in certi frangenti il muro contro Conegliano diventa difficile, può essere un'arma positiva ma non un'arma punto. Secondo set abbiamo provato a cambiare qualcosa, mettere un po' più di fisicità con Davi Schiba, è servito per qualche tocco in più a muro, ma la differenza è stata sulla battuta e sulla gestione dei nostri colpi d'attacco. Io ripeto sempre, bisogna innanzitutto guardare chi è l'avversario e bisogna dire che nelle due partite ha strameritato, ha giocato una pallavolo eccellente, pratica, bella, fisica, e quello che è rammarico è il fatto di non essere riusciti a fare bene le cose che dipendevano solo da noi, no? E quindi parlo della nostra battuta, qualche situazione di ricezione dove loro ci hanno spinto tanto, ma ci sta qualche ace da parte di Egonu, però abbiamo subito dei break importanti su battitori più tattici, e questo noi dopo ce lo portiamo dietro, e qui lasciare 3-4 punti a loro poi diventa molto molto difficile rincorrere. Allora, noi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto tutta la stagione. In questo momento è fondamentale ritrovare subito le energie mentali, perché veniamo da 3 sconfitte, 2 con Conegliano e 1 con Firenze. Abbiamo l'obiettivo di entrare tra i primi 3 posti in classifica in regular season con 3 partite rimaste, e giochiamo subito. Quindi da un lato può essere un aspetto negativo, dall'altro un aspetto molto positivo, perché si pensa meno. Però dobbiamo ricaricare le energie mentali, perché abbiamo un obiettivo importante, prepararci poi a quello che sarà il nostro playoff, e cercando di apprendere qualcosa da queste partite importanti, per poi alzare il nostro livello e perché no sperare di rincontrarli il più tardi possibile.